Si parla tanto di PNRR, lei si è già attivato su questo fronte? Ma no, noi già abbiamo ottenuto delle risorse, poi io credo che non è stato mai un problema di risorse, le risorse ci sono state sempre, è una questione di programmare le cose e soprattutto tener conto delle priorità, non si può fare tutto e subito, bisogna tener conto delle cose più importanti, progettare ed essere pronti quando ci sono i bandi che mettono a disposizione le risorse. Fondi europei ce ne sono stati tantissimi, anche per il passato. Oggi la grande occasione del PNRR, ovviamente c'è, però io credo che occasioni ne abbiamo avute tante e ce ne saranno ancora e soprattutto non bisogna sprecarle. Bisogna fare le cose nei tempi giusti e soprattutto tenendo conto del principio delle priorità. Se facciamo le cose effimere, inutili, trascuriamo le cose che invece possono muovere l'economia, possono creare condizioni per le imprese di investire, di accedere alle comunità. Insomma, bisogna agire con grande determinazione e con grande competenza. Poi la politica ha una parte di responsabilità, molto lo debbono fare anche gli imprenditori, lo debbono fare un po' tutti. Sta alle singole comunità fare sinergia, stare insieme, utilizzare bene il sisma bonus, l'eco bonus, il bonus facciate per i nostri centri storici che già hanno avuto tanti finanziamenti per il PSE e che hanno migliorato tanto.